Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di sorella grande contro sorella piccola. Ho sempre da vincere io. Sì, vedremo chi la vincerà questa volta. Tranquilla. Vi parleremo di tutti i nostri piccoli problemi. Però vinco sempre io, tranquilla. Se lo dici tu. E certo, lo dice Jenny. Nati, devi farmi lo stesso tuo trucco. Adesso, subito, muoviti. Allora, innanzitutto calmati. No. Come no? No. Ma che significa, scusa? Perché ti devo fare lo stesso trucco? Non possiamo farne un altro? No. Come no? Vuoi che lo dica a mamma? Ah, quindi mi accusi a mamma? Sì, tanto mamma mi dà sempre ragione, quindi. Dai, ne possiamo fare uno diverso. Non mi piace che hai il trucco uguale al mio, scusa. No, dobbiamo essere uguali. Ma poi chi ti ha messo lo scotch, scusa, in faccia? Questo è un piccolo segreto. Perché mi hai visto che l'ho utilizzato io prima? No. Come no? Io neanche lo sapevo. Sono andata in cucina e l'ho preso. Non è vero, sei bugiarda, lo stavo utilizzando io prima. No, ti stai sbagliando. Vabbè, dai, allora farò lo stesso trucco che ho fatto per me. Grazie. Sei contenta? Sì, contentissima. Quindi adesso sei contenta che mi hai imitato il trucco? Sì, è anche più bello del tuo, guarda. Ma se te l'ho fatto io, scusa. È bene, è più bello del suo. Vabbè. E adesso come farai i capelli? Non lo so, dipende, boh. Come li fai tu? Non ce lo dico. Falli prima tu. Dimmelo. No, vai. Dimmelo. Innanzitutto passa la spazzola. No. No, vai. Fai puoi alzare anche tu se vuoi la spazzola. Che facciamo, un duello di spazzole? Sì, vai. No. Allora, vabbè, penso che li lascerò così. Anch'io. Anche perché sono puliti. Li ho lavati ieri, quindi. Li lascerò così. Perché non ti fai la coda? No. Non voglio che sembriamo sorelle gemelle. Perché già mi fermano e dicono che siamo sorelle gemelle quando non è così, quindi. Allora, un mese fa siamo andate a fare shopping. Jenny è entrata nel negozio e ha scelto esattamente i miei stessi vestiti. Allora ha preso lo stesso jeans con la catena. C'era anche bianco questo jeans, infatti io le avevo detto di prenderlo bianco. Però aspetta, tu non hai detto una cosa, che lo stesso jeans bianco l'hai preso anche tu, quindi alla fine saremmo state lo stesso uguali. Ho capito, ma se io sapevo che tu avresti preso un jeans bianco, io prendevo solo questo e basta. Ma alla fine tu l'hai presi tutti e due, quindi. Ma comunque, tu prendi sempre i miei stessi vestiti. Ad esempio, questa gonna l'ho presa forse su internet 3 mesi fa, non mi ricordo. Sì. E niente, tu hai voluto proprio la stessa gonna, dello stesso colore, con la stessa fantasia. Se tu ti ricordi però, quando l'hai comprata, erano in coppia, cioè erano insieme, ne vendevano due. Non è vero. Sì, ne vendevano due al prezzo di uno, era. No, Jenny. Sì. Ti stai sbagliando. No, e perché non l'hai presa di un altro colore? Non c'era di un altro colore. Non è vero. Sì, perché tu non l'hai presa in un negozio questa, l'abbiamo comprata. Non è vero, ma io non riesco a capire perché. Cioè, Jenny, che è la sorella più piccola, si deve vestire uguale a me, per forza. Perché? Dai, più grande ti prende esempio, però sai. Cosa significa? Comunque, a parte questo, abbiamo anche una maglietta, mi sembra, bianca. È uguale. Però Jenny adesso non è disponibile questa maglietta. Quindi non posso farvela vedere. Però abbiamo anche altre cose uguali. Forse La borsa! La borsa! Te la faccio vedere. Falla vedere. Aspetta, vediamo. Allora, la mia è questa gialla. Aspetta. Ah, poi abbiamo anche borsa e portafoglio uguale, Ge. La tua è questa verde. Aspetta, è un altro particolare. Fai vedere. E si apre. Questo è il mio portafoglio peluscioso con... Sì, perché dovete sapere che mi ha copiato sia borsa che portafoglio. E poi questo è il suo. Voi dite gialle e rosa, non c'entrano niente. Ma non siamo gemelle, Jenny. E questa è la sua. Ok. C'è ancora il cartellino. Sì. Vabbè, perché ancora non l'ho utilizzato. Non fa niente, questi sono piccoli dettagli. No, non ridere. Il cartellino. Vediamo cosa c'è. No, però questa cosa, cioè, per me non è giusta. Perché tu mi devi copiare su tutto?
Non lo so, comunque ho trovato 25 centesimi. E adesso sei contenta? Sì, ci sono... Cosa fai, ti compri le caramelle? Sì. No, dai, cioè, secondo me la vita è ingiusta. Io non so se anche i vostri fratelli, le vostre sorelle più piccole fanno così, perché Jenny mi copia per qualsiasi cosa. Ho 35 centesimi per l'informazione. E comunque non è che io ti copio, le cose sono belle, quindi le prendo anch'io uguali. Ma cosa significa? Ma niente, dai, non capisci niente tu. Ah, poi mi volevi copiare anche la spazzola, peccato che non l'abbiamo trovato uguale. Ah, la spazzola, no, no. La spazzola... Poi hai preso quella delle principesse. La spazzola deve essere... Come si dice? Tipo... non mi viene il termine, aiutami. Non lo so. Aspetta. Tipo originale, personale. Sì, certo. E quella di Rapunzel mi rappresenta. Tu sei una principessa. Poi, secondo me, uno dei più grandi problemi delle sorelle più piccole è che ti rubano i vestiti e non ti chiedono il permesso. Ma proprio in generale rubano le cose. È quindi, vero, tipo? Ad esempio, mi hai preso le scarpe. Ah, ok. Allora, tu ti riferisci con le scarpe. Allora, vi spiego. Quelle scarpe sono prese nella scarpiera da chissà quanto tempo. Allora, io ho detto, vabbè, le indosso io. Però, cioè, innanzitutto neanche mi vanno. Allora, quindi, che io non utilizzo quelle scarpe. Cioè, a te non ti dà il diritto di andare a prendere. Ma tranquilla, tanto non mi vanno. Ma cosa c'entra che non ti vanno? Innanzitutto non mi devi chiedere il permesso. E prima di quella mattina, quando le utilizzate, dormite. Eh sì, perché dice che io dormo la mattina. Eh sì, quindi... io mi preparo alle 6:30 quando prendo la scuola. Ma cosa vuol dire? Ma non è successo solo con le scarpe, è successo anche con... Che cos'erano? Dei pantaloni? Ah, allora, sono due pantaloni che io ho preso a lei. Cioè, mentre io me ne ho dati lei. No, te lo allora, dico. Allora, aspetta. Uno, il primo, è un pantalone di tuta che io neanche utilizzo, tra l'altro. Mm. Ed è tipo con un drago rosa, una cosa del genere. Non neanche mi ricordo. Vabbè. E lei ha detto, lei rigetti questo che non mi va più, che mi va... Aspetta, ma non è questo il problema. No. Non è questo il problema, perché fino a quando ti do una cosa io, ok, ma non è che tu puoi andare a prendermi le cose così, perché? Ah, lei si riferisce alla un altro pantalone, quello che vedete spesso nei video, ovvero tipo quello con la specie di taglio sulla gamba, vabbè. E in pratica quel pantalone, lei le prime volte se l'è comprato, che bello, che bello, una volta sola se l'è messo. Ma neanche. Significa? Aspetta, fammi finire, neanche. Poi questo pantalone, io ho detto, va, fammelo provare, vediamo se mi va. E lo sono provato io, perfetto, proprio il pantalone perfetto per me. E io ho detto, me lo presti che è per uscire. Ma fino a quando lo presto io? Ok. Me l'ha prestato, da quella volta il pantalone è sempre stato nel mio armadio. Io non l'ho più ritrovato e quindi non lo utilizzo più. E lei dice che io gliel'ho rubato, quando invece non è vero. Allora, poi c'è anche un altro grande problema, secondo me. Tipo? Che diciamo che lei si intromette nelle mie cose private. Allora, fino a quando ti racconto io una cosa, ok, ma perché vuol dire che te la voglio raccontare io, ma non perché tu, cioè, hai il diritto di sapere qualsiasi cosa che faccio. E perché tu hai qualcosa da nascondere? Io non ho niente da nascondere, non è questo il concetto, non mi pare ridere. Però cosa vuol dire? Cioè, tu perché devi sapere tutto quello che faccio? Perché tu sai tutto quello che faccio io, scusa. Che significa? Tu sei più piccola e devo sapere tutto quello che fai. Dimmi che sei mia mamma. E vabbè, che vuol dire? Nostra allora, mamma non ci chiede niente, te lo chiedo io che fai. Allora io sono più piccola, tipo, non lo so, prendimi come un'amica e che mi devi raccontare tutto. No, non amica. È vero, tu non sei una mia amica, sei mia sorella. Però tu mi racconti tutto, quindi. Ma non è vero, allora innanzitutto non è vero. Seconda cosa, se ti voglio raccontare una cosa, ok, se no niente. E perché? Allora se tu mi dici questo vuol dire che qualcosa sta nascosto. No, ancora, di nuovo. Sì, io insisto, perché se tu mi dici questo... Va bene, hai ragione Jenny. Un altro problema è che vuole avere sempre ragione. Vabbè, okay? Ovvio, io sono Jenny, devo avere sempre ragione. Non è vero. Sono la regina del capicollo. Non è vero. Senti, devi portare rispetto alla regina, ok? Va bene. E quindi portami un po' di rispetto. Hai ragione. Cioè, il rispetto me lo dovresti portare tu a me, perché io sono la sorella più grande, però va bene. Forse non hai capito. Forse te lo rispiego. Non hai capito.
Allora, spiego? No, no. Va bene. Lasciamo comunque, stare. Devo comprarmi la corona. Va bene. Comunque, non so se anche voi avete gli stessi miei problemi con le vostre sorelle, i vostri fratelli più piccoli, ma mi sa che abbiamo tutti gli stessi problemi. Sicuramente. Forse solo tu. No, no. Sì. Va bene. Hai ragione.